Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, bentornati qui su Rims Racing. Continuiamo la nostra carriera. Sono andato a sostituire alcuni pezzi della moto quanto mi era possibile perché insomma i danni sortanti, le sospensioni, lo scarico e tutto quanto, costi esorbitanti e pochi soldi a disposizione. Quindi sono andato a cambiare per esempio tutte le pastiglie che si erano tutte consumate, i dischi anteriori che erano andati, anche la pinza anteriore era andata, la leva del freno, insomma, quindi tutto l'impianto frenante per il momento è ok. E ho anche speso 4 punti team per andare ad acquistare il talento che ci riduce del 30% i danni da caduta, perché insomma, visto che cadiamo spesso, ci potrebbe aiutare e non poco. Quest'oggi invece iniziamo un altro campionato interno, questo evento Rims World Champions. Andiamo nel tracciato di Zolder, anche qui abbiamo prove libere, qualifica e tutto quanto. Quindi direi di lanciarci subito subito. Come sempre ci facciamo le pratiche, anzi facciamoci la qualifica magari riusciamo a fare un buon tempo, tanto comunque Zolder l'abbiamo fatta poche volte, adesso i Rims poi dovremmo poterla conoscere a fine. E allora direi carburante a posto così. Per quanto riguarda le gomme, all'anteriore va bene, al posteriore cosa abbiamo? 86%. Dai, teniamole così. Teniamole così perché siamo riusciti a fare una buona cosa nell'evento scorso e non l'abbiamo poi consumate più di tanto, quindi ottimo così. Queste sono le prove libere, quindi le saltiamo subito. Andiamo direttamente in qualifica, vai al tracciato. Così magari riusciamo a buttare giù anche un buon tempo e riusciamo a fare qualcosa di buono. Vediamo un po' anche come si comporta la nostra moto con i nuovi accorgimenti. Abbiamo comunque alcune cose che sono ancora rosse. Purtroppo, come vi ho detto, non abbiamo fondi per poterla sistemare per bene, quindi purtroppo dobbiamo cercare di fare il massimo con quello che abbiamo a disposizione. Attenzione qua. Dovremmo comunque riuscire a fare una buona prova. Ripeto, ormai Zolder veramente l'abbiamo fatto fino alla nausea. Dovremmo appunto ormai conoscercelo. Un'altra cosa che andrebbe sostituito è l'ammortizzatore posteriore, che sta veramente a pezzi, però anche lì costa veramente un sacco di soldi. Attenzione qua. Vettori sbagliate per me. Dannazione, sono troppo pinzato e ho buttato giù la moto e è cascata a pera proprio. Più che altro adesso frena, quindi possiamo essere anche un filino più aggressivi nelle staccate. Allora, vediamo di fare un giro buono magari. Giro cronometrato. Devo mettere un po' di cronometro, tanto ce l'ho a nulla. Ah, meno male. Mamma mia, avevo messo un attimo durote per un filino di secondo sull'erba. Ho pensato che questo non ce lo toglie facile, invece per fortuna no. Ottimo. Dicevo, ho aumentato un po' l'engine brake, magari riusciamo a non andare troppo a stressare l'impianto frenante. Probabilmente quando c'è da frenare bisogna frenare, quindi qua. Ottimo così. Buono. Giovane,
scollinamenti col fatto che comunque abbiamo il posteriore che è come se non ci fosse, quindi potrebbe essere un problema poi attutire i vari rimbalzi. Comunque un buon giro per il momento. Frenare forte qui all'interno. Ok, il gas spalancato, ci lanciamo nel rettilineo. Vediamo che tempo riusciamo a fare, 1.37 mi pare. Andiamo in pit lane. E sì, 1.37.4, ottimo così. Salta sessione, sì. E bene, vabbè, dai, un quarto tempo, 35.3. Sono andati belli forti là davanti, eh. Ci siamo presi in ben 2 secondi. Spero che vadano forte anche in gara. Magari pure loro, a furia di falla, sta Zolder se la son parate e riescono ad andare un po' più forte anche loro. Ok, buttiamoci subito in gara. Ah, cazzo, ho fatto una cazzata. Sto con le gomme che ho usato in qualifica. No, ok, posso farlo. Ma avevo flashato un attimo che non potessi cambiarle. Allora, vediamo un attimo. All'anteriore comunque sono all'85%. Io ho il posteriore 85% uguale. Però vorrei stare un filino più tranquillo. Buttiamo un paio di treno nuovo e via. Magari queste qui le utilizziamo durante le qualifiche o durante la pratica. Ok, sempre i soliti 7 giri. Possiamo andare a cercare di fare un buon piazzamento, anche perché questa è la prima del campionato, insomma, quindi ci aspetta un bel po' di gare. Partenza un po' al palo a sto giro. Attenzione, qua. Piano, piano. Di non intrupparci con nessuno. Ci ha tirato su un po' il freno motore. Mamma mia, che botta che ci hanno dato. Rialziamo. Vai piano piano piano. Ci hanno dato una sportellata che ci hanno sbattuto fuori. Ho evitato ovviamente di cadere, quindi ho dovuto rialzare la moto e andare un po' in ghiaia. Però l'importante è che non essere caduti. Poi la gara riusciamo comunque a riprenderla, insomma. Siamo appena al primo di 7 giri totali. Poi comunque anche loro fanno degli errori, quindi ci aiutano un po' a risalire la china. Attenzione, ah, cazzo. Oh, vada, arrivano a cannone veramente, eh. Dai, mandare 2 decimi per quel taglio, vabbè. Qua. Ok, dai che siamo ultimi della nazione. Si stanno un po' scappando, eh. Poi engine break. Di farlo andare un po' più libero sto motore. Attenzione qua. No, dannazione. Il problema, appunto, poi inizia a cadere ed è praticamente impossibile riprenderlo. Attenzione, con calma, con calma. Abbiamo 5 secondi da ci precede, non sono ancora distacchi possibili, però se continuiamo a far cacchiate, lo diventano da qui a poco, anche perché la pista non è poi così lunga, quindi cazzo, un secondo ci ha dato, dannazione, un secondo addirittura. Qua. Ok, anche in gara loro si stanno, guarda, stanno svegliando,
stanno iniziando a macinare pure loro. Spostiamo in stacco 4 secondi e 100 o 9 secondi dal battistrada, che so, un bel po' perso dei 7 giri, quasi metà gara. Conservare le gomme e non fare errori, perché comunque poi una volta che si è riusciti a raggiungere il gruppetto stanno tutti là, quindi comunque si riesce a guadagnare un bel po'. Cerchiamo di riagganciarci piano, però facciamo un'altra cacchiata, ci riagganciamo più. Dai, ragazzi, dai, che ce la facciamo. Stacco 2 secondi e 8, almeno per riaffacciarci al gruppetto, poi qualcosa ce la inventiamo. Qua bisogna essere molto docili anche con con l'acceleratore. Sto cercando di gestire anche le gomme, insomma, quindi vanno qui la chicane. Traiettorie un po' assurde, un po' strane a vederle. Che magari arrivano lungo, poi fanno un'inchiodata e riescono comunque a girare. Dai, che siamo riusciti a un po' a ricucire il gap. Stiamo alla fine del quarto giro dei 7 previsti. Inizia ad andare un filino lunghi in staccata. Diamo un nuovo di stacco 9 decimi e 7 dal battistrada. Però se guardiamo la classifica finiamo per terra, dannazione. Che cogliombero, però così alcune volte me li vado a cercare pure io, però quando si guida non ci si distrae. No, si finisce per terra e abbiamo vanificato quello che abbiamo creato fino a mo'. Dannazione, ancora 4 secondi. Peccato. Un secondo e mezzo di penalità, anche se riuscissimo a riattaccarli dovremmo guadagnare un sacco per poter mantenere quella posizione, e visto che sono tutti attaccati è veramente tosta. Però giusto per avere la consolazione di aver battagliato un po' in gara. Non è caduto, riusciamo magari a guadagnare qualcosa. Ammazza che accelerazione, oh, che sei. Attenzione,
guadagnata una posizione. Purtroppo abbiamo un secondo e mezzo di penalità, quindi corone piano, vai, dai, frate, siamo al penultimo giro, prima di guadagnare il più possibile. Penalità, sicuro? No, mamma mia, no, dannazione, ma perché? Mannaggia la miseria. Ho provato a sorpassare, sono andato troppo sulla destra e... Vabbè, dobbiamo finirla ultima sta gara, dai. Sembra che ci stiamo mettendo del nostro, soprattutto. Due decimi, vai, tanto aggiungi, peggio di così, peggio di così. E comincia l'ultimo giro per noi. Hai ultima posizione, non ce la toglie nessuno, ripeto, anche se riuscissimo a superare qualcuno con un secondo e sette di penalità. Comunque finiremo in ultima posizione. Dai, cerchiamo di non andare a strapazzare troppo le gomme perché ci stiamo comportando anche bene con le gomme ultimamente, quindi riuscissimo anche a portarle in più occasioni, insomma, per più eventi non sarebbe affatto male. Altro il posteriore è quello che ovviamente soffre molto di più, l'anteriore so già un paio di appuntamenti che ce lo abbiamo. Se te pare, niente, suo scollinamento tutte le volte fa così, incredibile. E va bene ragazzi, dai, andiamo a concludere, intanto a vincere Spencer con la Suzuki. Questo primo dei sette appuntamenti di questo campionato, ovviamente non iniziamo nel migliore dei modi, ma mai a battersi. Ok, e terminiamo, come ho detto, mestamente in ultima posizione. Purtroppo abbiamo buttato all'aria più e più volte una possibile rimonta, ma insomma, quando ci si mette pure la sfiga e ci abbiamo messo anche del nostro, purtroppo c'è poco da fare. La moto comunque si è comportata bene, insomma, abbiamo cercato di limitare un po' i danni, e il fatto che abbiamo messo quel talento che diminuisce del 30% i danni è stato veramente un toccasana, perché appunto ci ha aiutato a limitare appunto molto i danni dalle cadute che abbiamo fatto nell'ultimo appuntamento. Il prossimo invece si correrà un'altra gara su un, diciamo, punto, Carretera Sacalobra, in 21 km, insomma, comunque bella lunghetta come tratta. Qui avremo tre obiettivi da andare a cercare di riuscire a fare, appunto, per cercare di portare a casa il massimo dei risultati possibili in soldi, in questo caso 4.500. Purtroppo il piatto per noi piange, ma c'è poco da fare, quindi dobbiamo cercare di fare il massimo con quello che ci è rimasto. Io come sempre ragazzi vi invito, se vi fa piacere, a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. In descrizione trovate il link a tutti i social network, e in alto a destra lì che vi riporta la playlist del titolo nel caso in cui abbiate saltato qualche appuntamento. Di nuovo vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!